Buongiorno, oggi è lunedì 19 ottobre, rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione. Cielo variabilmente nuvoloso su gran parte del territorio altoatesino, non mancheranno alcune piogge, soprattutto nel fondo valle, una instabilità che ci accompagnerà per gran parte di questa giornata. Massimo Moro in regia, col suo aiuto diamo un'occhiata allora alle aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola. L'Alto Adige, piccoli ospedali, medici in fuga, in Venosta e in Val d'Isarco, rischio di dimissioni a valanga. La cronaca a cura del quotidiano in lingua tedesca Dolomiten. La depressione è il tema di apertura dell'edizione di oggi del quotidiano. 4.000 altoatesini soffrirebbero di questa malattia che diventa acuta soprattutto nel periodo autunnale e nel periodo invernale. I consigli da parte di alcuni esperti li vedremo tra poco a pagina 3. Grande successo per la festa dell'Uva e la festa delle bande musicali ieri a Merano. Ancora con la cronaca, passiamo a livello nazionale ed internazionale con il Corriere della Sera. La Chiesa missionaria non si chiuda in se stessa, il Papa e la lezione del Cardinale Martini. Renzi e la manovra, battaglia ideologica solo per logorarmi. I vescovi sulle unioni civili dicono famiglie nell'angolo. E poi il futuro dell'Europa, incontro tra i leader ad Istanbul. Merkel avvicina la Turchia all'Unione Europea per un aiuto sui migranti. Ambulanze finte e pillole inutili, le truffe migliorare della sanità. E sempre per la cronaca, Brescia, che cosa sapeva l'operaio morto? Si complica il giallo dell'imprenditore scomparso. Il corpo del dipendente è stato trovato in un bosco dell'Alta Valle Camonica. La cronaca economica con il Corriere, economia come sempre. I consigli da parte degli esperti, l'appuntamento del lunedì, ci si occupa di casa e di mutui, da 50.000 euro in su, la guida a chi fa spendere meno. Chiudiamo con il Sole 24 Ore, TASI, IMU e proroga dei bonus, ecco tutte le novità per la casa, un taglio da 5 miliardi tra abolizioni, 50% e 65%, modifiche sui terreni. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il settore dell'automotive in cerca di operai, ingegneri e anche manager. Torniamo alla cronaca dalla provincia di Bolzano con il dettaglio della prima pagina dell'Alto Adige. Poi, come nostra abitudine, andremo a vedere alcune notizie. All'interno ci si occupa allora della riforma sanitaria, ci si occupa anche dei ritardi per il ponte, dell'ampliato centro commerciale 20, 20 bis, ritardi per il ponte, l'apertura è quindi rinviata. Festa dell'Uva, Merano invasa di turisti, migliaia di persone per la tradizionale sfilata che ha concluso la festa dell'Uva, tutto questo nella città del Passirio. Le foto, l'Alto Adige lanciano una nuova iniziativa. I lettori sono invitati a mandare le loro fotografie dell'autunno in redazione per poi vederle pubblicate su internet. Salorno, lavori sociali per pagare le tasse arretrate, la decisione del comune. E ancora l'allarme che interessa il mondo dei CAF, rischio stangata sulla dichiarazione dei redditi causa i tagli che dovranno subire i sindacati. La storia delle donne, i miei 37 anni da professore, Giorgio Delle Donne, 57 anni, professore alle Pascoli, va in pensione e dice: lascio una scuola che non fa selezione. Come sempre ampia la pagina degli appuntamenti e dei resoconti sportivi il lunedì per quanto è accaduto nel fine settimana. Hockey su ghiaccio, Super Foxes, il Bolzano piega il Klagenfurt. Vedremo i dettagli nella cronaca in lingua tedesca. Volley a 1, il Neruda perde con il Novara ma con onore, e calcio Lega Pro, l'Alto Adige che rimonta, soffre e pareggia. Andiamo allora nel dettaglio delle notizie di apertura, quella che riguarda il mondo della sanità, medici e primari in fuga dagli ospedali di periferia. A lanciare l'allarme gli specialisti che lavorano in Val Venosta e in Val d'Isarco. Se la riforma sanitaria andrà in porto, molti si cercheranno un altro lavoro. Ancora
con la cronaca sempre dalla prima pagina, tagli ai CAF, la CGIL dice rischio stangata per i contribuenti, Pirolo interviene, potremmo incassare 320.000 euro in meno, ipotizzati rincari di 3 euro per le dichiarazioni dei redditi, incidente sulla statale ieri ad Appiano, ferite 3 persone, un'auto è finita contro un palo di un'isola spartitraffico. Sempre per la cronaca, siamo a Merano, i colori di carri e bande chiudono la festa dell'uva. Tanti turisti alla rassegna abbinata quest'anno al raduno dei complessi musicali. Dietro la carrozza delle autorità, un vivace corteo e l'applauso al veterano Gögele, una manifestazione che si ripete puntuale ogni anno. Lasciamo la cronaca in lingua italiana. Andiamo a vedere quello che ci propone oggi il quotidiano in lingua tedesca Dolomiten. Oltre alle misure e ai consigli contro la depressione, cosa fare in caso qualcuno dei nostri parenti o dei nostri amici dovesse confrontarsi con questa malattia? I dettagli vedremo tra poco a pagina 3. La festa dell'uva con protagoniste quest'anno anche le bande musicali sempre in apertura. Ci si occupa della protesta contro la riforma sanitaria. Sappiamo la provincia è decisa comunque ad andare avanti per rivoluzionare l'intero sistema sanitario altoatesino, le proteste che non mancano da più parti e anche il Dolomiten dedica spazio in apertura, in prima pagina, a quanto accaduto nel mondo dello sport altoatesino e non solo nel corso del fine settimana. Allora andiamo a vedere la notizia di apertura e cioè quello che accade purtroppo ancora di più durante il periodo autunnale e invernale in tema di depressione. Le stime parlano di 4.000 altoatesini che devono confrontarsi con questa malattia. Cosa c'è da fare? Cosa c'è da sapere? Tutto è raccontato a pagina 3. Ancora con la cronaca sappiamo i tagli che si profilano all'orizzonte per la provincia di Bolzano, si parla addirittura di 30 milioni che dopo ricadranno anche sui vari comuni, tutto è deciso a Roma, si cerca una mediazione da parte di Palazzo Widmann. Ancora con la cronaca, assemblea dell'Ordine dei Medici con seduta in prima fila l'assessore alla sanità Marta Stocker, ovviamente tema principale è la riforma contestata da vari punti di vista da parte dei camici bianchi. Due pagine dedica il quotidiano in lingua tedesca Dolomiten, pagina 6, pagina 7 alla festa dell'uva, la festa delle bande musicali che ieri ha portato a Merano migliaia e migliaia di turisti e non solo. Ci si occupa ancora di sanità. Un altro convegno nella zona di Bressanone per i piccoli ospedali. Sappiamo, si cerca di trovare una soluzione per evitare che alcuni reparti dei piccoli ospedali, degli ospedali di periferia, vengano chiusi in base a quanto ha deciso il governo centrale, il governo Renzi. Il timore è che siano numerosi i primari e i medici specialisti decisi a lasciare il loro incarico negli ospedali altoatesini. Sempre per la cronaca, la festa anche a Bolzano città, la festa autunnale, come ogni anno si ripete questo importante appuntamento. Sempre per la cronaca proposta dal quotidiano in lingua tedesca Dolomiten per gli amanti del brivido, ma anche dei panorami mozzafiato, da non perdere la nuova struttura inaugurata e presentata a Naturno, un punto di osservazione per godere in pieno il panorama e lo spettacolo di Madre Natura. Ci spostiamo nella zona di Varna, esercitazione in grande stile da parte dell'Alpenverein, del CAI, della Croce Rossa, Croce Bianca e dei vari corpi volontari dei Vigili del Fuoco per testare la macchina dei soccorsi in caso di recupero di persone infortunate in luoghi difficili da raggiungere. Andiamo a vedere l'ampia pagina dello sport, come ogni lunedì. Allora, pareggio tra il Pordenone e il Südtirol fuori casa, 2-2 il risultato finale che soddisfa solo a metà i biancorossi. Sempre per lo sport, hockey su ghiaccio, buone notizie per l'Alto Adige, per l'Hockey Club Südtirol che vince 5-4 contro il Klagenfurt sul ghiaccio di casa. E purtroppo non ci sono buone notizie per il volley con il Neruda, il Südtirol Volley che ha perso
3-1 contro il Novara, questa volta una sconfitta che brucia ancora di più perché è subita proprio davanti al pubblico di casa, una sconfitta comunque con onore, le ragazze si sono battute fino alla fine. È tutto anche per la cronaca sportiva in lingua tedesca a cura del Dolomiten, noi ora ci fermiamo una manciata di secondi, poi torniamo in studio e andiamo a vedere che tempo farà in questa giornata e nei primi giorni di questa settimana. Un bel giorno la leggerezza trovò casa e nacque un'idea da maestri. Liberamente, per sentirti leggera come una farfalla. Come il buon cotto di alta qualità, privato del grasso. E la mortadella di pollo, squisitamente leggera. E con tanto gusto. Scegli liberamente, liberi di essere leggeri. Liberamente di Casa Modena, maestri nei salumi. Con la prima webcam andiamo a vedere quello che accade in Valpusteria. Vi facciamo vedere l'immagine che arriva da Riscone di Brunico. Vedete cielo perturbato anche per la giornata di oggi con piogge, piogge che ci accompagneranno per gran parte di questo lunedì 19 ottobre. Ci spostiamo in Alta Val Venosta, alla zona di Malles, situazione decisamente diversa, alternanza di nuvole e cielo sereno. Andiamo a vedere quello che accade infine all'imbocco della Val Venosta, siamo alle porte dell'abitato di Foresta, lo sguardo è rivolto verso la città del Passirio, e cioè Merano. La collaborazione con l'esperto meteo anche oggi ci permette di dare un'occhiata alle immagini che arrivano in diretta dal satellite, vedete la perturbazione che tende a lasciare lentamente la nostra provincia, non mancheranno come detto ancora le ultime precipitazioni. Io vi ricordo che gli aggiornamenti sono a vostra disposizione su Facebook, Alto Adige Meteo, e come sempre all'interno della nostra mediateca online. Anche oggi alcuni appuntamenti da non perdere in provincia di Bolzano, prosegue con la Pietra Steinek Live 2015 fino al 24 di ottobre, appuntamento per gli amanti della musica e del divertimento. Oggi al Via Fiera Hotel, edizione 2015, nel quartiere fieristico di Bolzano, si va avanti fino al 22 di ottobre. Vi ricordo l'indirizzo del nostro sito internet www.video33.it. Potete rivedere questa edizione della nostra rassegna stampa, le varie edizioni dei nostri telegiornali, come sempre aggiornamenti meteo in tempo reale, potete seguirci in streaming, a vostra disposizione anche una rassegna stampa in breve. Io vi ricordo uno degli appuntamenti della nostra programmazione, e cioè la trasmissione dedicata al mondo dell'hockey, un appuntamento, una puntata ricca di approfondimenti, e non mancheranno gli ospiti, commenti tecnici come sempre, protagonista l'Hockey Club Bolzano e non solo, analisi approfondita riguardo la Serie Ebel, l'appuntamento è oggi alle 18.30, 20 e 22, si va in replica domani alle 12.30, 17.30 su Video 33, il mondo dell'hockey. Abbiamo come sempre tempo per dare ancora una rapida occhiata alle aperture dei quotidiani locali che troviamo in edicola, l'Alto Adige, piccoli ospedali, medici in fuga, in Venosta e in Val di Desarco rischio di missioni a valanga, 20 bis ritardi per il ponte, l'apertura è rinviata, tutto questo accade in via Galilei a Bolzano, grande successo per la festa dell'Uva 2015, Merano invasa di turisti per la festa che ha unito anche gli amanti delle bande. Salorno, lavori sociali per pagare le tasse arretrate, la decisione arriva direttamente dal comune. E poi l'allarme lanciato dai CAF per i tagli che si preannunciano, rischio stangata sulle dichiarazioni dei redditi. La storia del professor Giorgio Delle Donne, 57 anni, lascia il suo incarico alle Pascoli e dice: lascio una scuola che non fa selezione. Come sempre ampia la pagina dello sport, hockey su ghiaccio, il Bolzano piega il Klagenfurt, per il volley il Neruda perde con il Novara ma è una sconfitta con onore, e per il calcio l'Alto Adige una rimonta, soffre e pareggia 2-2.
Andiamo a vedere rapidamente la cronaca in lingua tedesca. La depressione, abbiamo visto poco fa in apertura, è il titolo principale dell'edizione di oggi del Dolomiten. 4.000 persone in provincia di Bolzano soffrono di questa malattia che purtroppo vede un impennarsi nel periodo autunnale e invernale. La festa dell'uva, la festa della musica, ieri a Merano, e sempre sul quotidiano in lingua tedesca in prima pagina la protesta dei camici bianchi riguardo la riforma sanitaria che la provincia vuole portare avanti e vuole portare a termine. È tutto. Vi ricordo che alle ore 13 e alle ore 19 vi attendono le nuove edizioni dei nostri telegiornali. Come sempre io vi ringrazio per aver scelto ancora una volta l'informazione di Video 33. Vi auguro buona giornata e buon proseguimento e buon inizio di settimana. Ariete, lunedì frizzante e mondano, avrai una grande energia, una gran voglia di uscire e stare tra la gente. Toro, grandi progetti, tuoi o di altri, in cui ti fai piacevolmente trascinare e coinvolgere. Certo, se avessi la stessa positività anche in casa, il tuo partner ne sarebbe felice. Gemelli, lunedì giornata normalmente dedicata al lavoro, eppure tu riesci solo a pensare al rapporto di coppia che non va. Rifletti. Cancro, questo lunedì non decolla. Troppa stanchezza, pensieri, preoccupazioni e forse la forma fisica che risente dei primi freddi. Riguardati. Leone, i tuoi amici ti vogliono bene. Saranno loro a dare un senso a questo lunedì che, se fosse per il lavoro, oggi sarebbe un giorno anonimo e senza sale. Vergine, e se il tuo capo ti dicesse che sei così bravo e che ha bisogno di te per risollevare le sorti di una vostra sede a chilometri e chilometri da casa, cosa faresti? Bilancia, oggi è un delirio. Correrai da una parte all'altra cercando di non dimenticare nulla, ma qualcosa l'ha indicata, il tempo per l'amore. È ora di pensarci. Scorpione, oggi shopping compulsivo e insensato. Ogni vetrina sarà una tentazione, per fortuna devi andare al lavoro. Sagittario, giornata dell'ordine, hai cassetti e armadi da risistemare, serve ordine per non perdere pezzi a casa e al lavoro. Capricorno, oggi ci saranno un po' di scadenze dimenticate da rispettare e questo potrebbe intaccare particolarmente il tuo umore. Acquario, gli unici momenti di leggerezza di oggi saranno i 5 minuti successivi al risveglio. Preparati, mille impegni e appuntamenti ti aspettano. Pesci, un lunedì in apnea che per te, pesci, potrebbe non essere un problema, ma anche tu hai bisogno di ossigeno e la tua boccata d'aria oggi sarà chi proprio non ti aspetti.